Ciao a tutti e bentrovati ai 101 secondi Viola. La partita di questa sera, che può sembrare una partita facile, una partita già vinta per la Fiorentina, è comunque un crocevia importante. Passare il turno in Europa League sarebbe importante, è importante, sarebbe propedeutico per la partita di domenica sera contro la Juventus, una gara che la Fiorentina sta preparando. Chiaramente la concentrazione un po' sarà alla sfida contro i bianconeri. Sosa in questi giorni ha tentato a livello psicologico di lavorare molto su questi concetti, sul fatto che chi scenderà in campo stasera dovrà dare il 101% e che magari la qualificazione, la vittoria sul Belenenses dovrà essere ipotecata prima possibile. Ricordiamo che alla Fiorentina vanno bene comunque due risultati, va bene anche il pareggio, ma chiaramente la squadra viola giocherà per vincere. Sarà la giornata di Giuseppe Rossi, che tornerà in campo dal primo minuto. Si è parlato molto di lui, forse anche troppo, in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane. Adesso il campo, adesso alcune risposte, perché sarà comunque una gara decisiva per capire le sue condizioni fisiche e per capire se il suo progetto quest'anno con la maglia viola potrà continuare o, come dicevamo ieri, potrà magari fermarsi per un periodo per andare in prestito da qualche parte. Oggi una partita da vincere per poi pensare a tempo pieno, 24 ore su 24, a Juventus Fiorentina, che rimane in questo momento davvero la partita dell'anno, la partita che potrebbe dare la svolta definitiva ai colori viola per le altissime posizioni di classifica. Domani con i 101 secondi viola, un saluto da Marco Dell'Olio.